Nel passaggio di Francesco a Cuba il paese si è letteralmente fermato. I negozi sono rimasti chiusi nelle città dove Francesco è stato e i locali pubblici che hanno aperto hanno tenuto i televisori accesi su quello che stava facendo il Papa. Il Papa sta per lasciare Cuba, lascia molta allegria, lascia molta speranza e per tutti i cubani è un passaggio dopo il quale il popolo si sente ancora di più benedetto. Che messaggio ti lascia Papa Francesco? Me deja la bendición. Mi lascia la benedizione per tutto il popolo, il messaggio che dobbiamo essere un popolo unito e orgoglioso per sempre. Ogni cubano, credente o non credente, anche ateo, è stato rapito dalla parola del Papa e la parola che più è rimasta nei loro cuori è la parola pace. El Papa nos deja un mensaje de paz, de amor. Il Papa lascia un messaggio di pace, di amore al popolo cubano e al mondo intero. Non ci sono parole per spiegare quello che uno prova quando lo si sente parlare, quando arriva tanto al cuore del cubano. Lo oye hablar, que le llega tanto al corazón de los cubanos. Sì, arriva un messaggio. Da un messaggio di pace, ha scavato in profondità nel popolo di Cuba, portando anche un messaggio di grande saggezza per tutti. Tenemos mucha esperanza cifrada en toda esta visita. Abbiamo molta speranza per il futuro da questa visita, non solo per il popolo cubano ma per tutto il mondo, per la gioventù. E speriamo che questo messaggio arrivi al cuore di tutti i credenti e dei non credenti del mondo, perché così si costruisca una società più giusta dove si viva con più pace, più fraternità, più armonia tra tutti gli esseri umani. Con más hermandad, con más armonía. Entre todos los seres humanos. Il Granma, che è l'organo ufficiale del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, nel numero di oggi fa una sorta di riepilogo di tutte le tappe di Papa Francesco a Cuba e in particolare mette in rilievo l'incontro tra Papa Francesco e Fidel Castro. Hasta luego, Papa. Hasta luego, Papa. Hasta luego, Papa.